e Misano è alla ricerca dell'identità perduta dopo un inizio certamente da urlo. Nova Feltia alla ricerca della seconda vittoria esterna in stagione dopo il colpaccio di Molciano, mentre Misano, dopo la rocambolesca vittoria interna con i Villalta, vuole dare continuità al segno 1. Non a caso i padroni di casa sfiorano i gol già in apertura, quando un colpo di testa di Olivieri viene accompagnato sulla traversa in angolo da Spadazzi. Boldrini, pochi minuti dopo, insidia nuovamente la porta giallo-blu con Spadazzi che respinge il tentativo, con la sfera che però carambola sul piede di Passarino e in gol, ma rete annullata per posizione di offside. In velocità Muccioli sorprende questa volta la retroguardia ospite, ma al momento decisivo pecca di precisione. La spronatura arriva allora ad opera del vice capitano Imola, con un destro dalla distanza che sfiora di poco il montante superiore della porta difesa da Spadazzi. È la volta di Nova Feltre che, con due discese di Ringo e Antonelli, tenta il sorpasso. Nella prima arriva l'appoggio finale verso Pilotto, che calcia, non trovando lo specchio della porta. Nella seconda tenta l'assolo personale numero 3, vedendo negata la gioia del gol da un guantone di Montagna. Squadra di riposo sullo 0-0. A rientro dagli spogliatoi, la formazione locale spinge dannatamente sull'acceleratore. Spadazzi e super sulla conclusione a distanza ravvicinata di Meluzzi, ma poco dopo nulla può, quando Imola dalla distanza inventa direttamente al calcio piazzato una traiettoria velenosa che inganna l'esperto numero 1 gialloblu. A questo punto, dopo tanto pressing, Ortaldi parla di giusta dimensione. La seconda vittoria consecutiva, pensiamo finalmente forse di aver trovato la nostra giusta dimensione e vogliamo continuare a proporre calcio, giocare con convinzione e fare tanti gol. Oggi ci siamo riusciti, anche se, come spesso ci capita, ne abbiamo anche sbagliati tanti. Dopo una manciata di minuti, in Nuova Feltre perviene al pareggio. Traversione di Cupi dalla destra, la mancata comunicazione tra Montagna e Mazzoli scaturisce il gol del Nuova Feltre. Ortaldi non gradisce. Non mi è piaciuto prendere gol su un cross, purtroppo quest'anno per disattenzioni o di singoli o del reparto o per gol fortunosi abbiamo fatto la collezione di episodi sfavorevoli. Pilotto a questo punto è pronto a dare la carica ai suoi, entusiasmo che corre però il rischio di spegnersi quando Spadazzi, e chi se non fosse per lui, chiude ottimamente lo specchio della porta, rispondendo a due conclusioni sotto misura di Muccioli. Baldini dall'altra parte, come con il Verucchio, prova a pungere, ma Montagna si distende e afferra il pallone, con lo stesso pallone che diviene beffardo quando, da una posizione di Meluzzi, una confusa mischia in aria termina con la sfera che carambola casualmente sulla testa dell'ex Petracuta Stella, infilando Spadazzi per la seconda volta. Guerra assorbe il colpo e precisa. Abbiamo traghettato un 1-1 fino a gran parte della partita, poi secondo me con due disattenzioni, due errori, secondo me potevamo fare meglio, potevamo gestire meglio la partita, anche perché avevo appena cambiato sull'1-1 il modulo di gioco, mettendo due punte per provare anche a far male all'avversario. Non ci siamo riusciti, ci hanno fatto male noi, loro a noi, e portiamo a casa una sconfitta contro una squadra che ha, secondo me, dei valori, oggi li ha fatti vedere, insomma. Il gol scompone la squadra che, gettatasi in avanti alla ricerca disperata del pareggio, subisce il diagonale vincente di Zamagna. Partita ai titoli di coda, anche se per il Nuova Feltre perviene l'ultimo tentativo dalla distanza, senza fortuna.